Ciao, benvenuti, io sono Celeste. Quest'oggi faremo un dinamico e intenso Vinyasa Flow per muovere tutto il corpo e accelerare il battito cardiaco. Ci muoveremo attraverso dei saluti al sole e poi terremo alcune posizioni, alcuni movimenti dinamici. E lo so che in queste settimane di quarantena non ci stiamo muovendo così tanto ed è anche un periodo piuttosto stressante e difficile, per cui spero che questa sequenza vi aiuti non solo a livello fisico, ma anche a livello mentale. Quindi, se siete pronti, cominciamo. Cominceremo seduti sui talloni in fondo al tappetino, portiamo le mani davanti a noi e lasciamo cadere la fronte a terra per la posizione del bambino. Non preoccupatevi se la fronte non raggiunge il tappeto o se i fianchi sono leggermente più sollevati. Cercate invece di rilassarvi verso terra e cominciate a notare il vostro respiro. Inspiriamo ed espiriamo dentro e fuori dal naso. E lasciamo che questo ci porti al momento presente. Notiamo come stiamo. Ed espirando veniamo su a quattro zampe. Inspiriamo nella mucca, la pancia si abbassa, le spalle si aprono. Ed espirando incurviamo la schiena per il gatto, attiviamo gli addominali. E ci muoviamo così, inspirando, aprendoci, espirando, andando nel gatto. Cominciando a connettere il movimento al respiro, muovendo bene la schiena, tenendo le braccia attive, spingendo le dita a terra. Inspiriamo, ritorniamo a tavolino, puntiamo i piedi dietro di noi e solleviamo le ginocchia solo qualche centimetro da terra. Cominciamo a riscaldare gli addominali, il pavimento pelvico. Da qui portiamo le mani verso i piedi, veniamo in una pinza appoggiando i piedi a terra. Ginocchia ben piegate, cominciamo ad allungare la parte tutta la catena posteriore del corpo. Forse prendiamo i gomiti opposti con le mani e cominciamo ad ondolare a destra e a sinistra. Sciogliamo la presa e inspiriamo venendo nella scimmia, estendiamo la schiena, mani sono le cosce. Espiriamo, veniamo nella pinza giù rilassando. Inspirando saliamo su nella scimmia di nuovo e espirando rilassiamo giù la schiena. Inspiriamo un'ultima volta scimmia, gomiti stretti e da qui portiamo le mani a terra e camminiamo in avanti per la panca, portando le spalle sopra le palme delle mani, tenendo gli addominali e i quadricipiti ben stretti. E potete ovviamente appoggiare le ginocchia a terra se diventa troppo intenso, ma in ogni caso cerchiamo di rilassare giù le scapole, allungare il capo in avanti. In questo modo manterremo il collo aperto. Da qui spingiamo i fianchi in alto e indietro e ci troviamo nella posizione del cane a testa in giù. E per questo primo cane camminate pure sul posto, piegate un ginocchio alla volta, magari muovete il bacino a destra e a sinistra, qualsiasi movimento piacevole che vi fa sentire bene per entrare in questa posizione. Solleviamo ora i talloni un po' di più e facciamo tanti piccoli passi a zigzag per venire in cima al tappetino. Di nuovo pinza, rilassiamo il capo verso il pavimento. Pieghiamo le ginocchia, spingiamo i piedi a terra per risollevarci e venire dalla montagna. Facciamo un paio di cerchi con le spalle, giusto per aprire il petto. E ci fermiamo. Bene, cominceremo ora con i saluti al sole. Inspirando, solleviamo le mani verso l'alto, espiriamo, mani al cuore. Inspiriamo, braccia su. Ed espiriamo, scendiamo giù nella pinza, portando le mani a terra. Inspiriamo ora nella scimmia e portiamo di nuovo le mani alle cosce o alle tibie ed estendiamo. Da qui mani al tappeto, facciamo due lunghi passi indietro per la panca. Inspiriamo nella panca, potete ovviamente di nuovo avere le ginocchia a terra durante tutti i saluti. Oppure se siete su, veniamo leggermente in avanti e poi scendiamo pancia a terra cercando di tenere i gomiti stretti. Inspiriamo cobra, spingiamo bene i piedi a terra, il dorso dei piedi sul tappetino ed espirando scendiamo. Saliamo su, inspirando, attivando gli addominali, puntiamo i piedi e solleviamo di nuovo il bacino per il cane a testa in giù.
Continueremo così, cercando di muoverci seguendo il respiro, quindi inspirando, cominciamo a portare i piedi fra le mani ed espiriamo nella pinza. Prendiamo un profondo inspiro qua ed espirando pieghiamo le ginocchia, spingiamo i piedi a terra per risollevarci. Inspiriamo, allunghiamo le braccia verso l'alto, espiriamo pollici allo sterno. Inspiriamo braccia su, espiriamo, scendiamo giù nella pinza, potete ovviamente avere le ginocchia piegate. Inspiriamo scimmia, stendiamo la schiena e da qua mani a terra, di nuovo due passi indietro per la panca. Inspiriamo qua ed espirando scendiamo giù, pancia a terra, cerchiamo di toccare con i gomiti il costato. Inspiriamo cobra, solleviamo le spalle, espirando scendiamo giù. Inspiriamo, stringiamo gli addominali, saliamo su ed espirando cane a testa in giù. Un respiro qui, cerchiamo di attivare le gambe spingendo i talloni verso terra e poi facciamo due lunghi passi avanti per la pinza. Un inspiro ed espirando saliamo su in modo da attivare bene le gambe e gli addominali. Inspiriamo mani al cielo, espiriamo mani al cuore. Inspiriamo. Apriamo le braccia verso l'esterno, ci allunghiamo verso l'alto ed espirando ci tuffiamo giù nella pinza. Inspiriamo, scimmia. Estendiamo la schiena, mani a terra, due passi indietro, panca. Inspiriamo qua, stringiamo gli addominali, espirando scendiamo con controllo. Inspiriamo, cobra. Ed espirando scendiamo giù. Inspirando saliamo, espirando portiamo i fianchi indietro, cane a testa in giù. Continuiamo a muoverci seguendo il respiro. Portiamo i piedi fra le mani per la pinza, rilassiamo la testa. Ed espirando saliamo su. Inspiriamo, braccia in alto, espiriamo, mani al cuore. Inspiriamo, braccia in alto, espiriamo, veniamo giù nella pinza. Inspiriamo, scimmia, estendendo la schiena, espiriamo, panca, due passi indietro. Inspiriamo, venendo avanti, espiriamo, pancia a terra, forse chaturanga, ci fermiamo a metà strada. Inspiriamo, cobra, forse cane a testa in su, sollevando le ginocchia da terra. E ci ritroviamo tutti nel cane a testa in giù. Ancora un paio di saluti. Continuate a muovervi seguendo il respiro, portiamo i piedi fra le mani per la pinza, saliamo su montagna, inspiriamo mani in alto, espiriamo mani al cuore, inspiriamo braccia su, espiriamo pinza, attiviamo le gambe, spingiamo i glutei verso l'alto, inspiriamo scimmia, espirando panca, due passi indietro, inspirando veniamo avanti, espiriamo chaturanga, pancia a terra, inspiro cobra, cane a testa in su. E poi andiamo nel cane a testa in giù. Prendiamo un respiro e continuiamo ancora piedi fra le mani per la pinza. Saliamo su nella montagna, espirando spingiamo i piedi a terra, inspiriamo mani in alto, espiriamo mani al cuore. Inspiriamo braccia su, espiriamo mani a terra, pinza. Inspiro scimmia, espiro panca, spingiamo i piedi contro terra, veniamo giù chaturanga, inspiriamo cobra o cane a testa in su, espiriamo cane a testa in giù. Ultimo saluto, portiamo i piedi fra le mani, pinza. Pieghiamo le ginocchia, saliamo su montagna, inspiriamo mani in alto, espiriamo mani al cuore. Inspiriamo, braccia su, espiriamo, ci tuffiamo in avanti, pinza. Inspiro, scimmia, estendiamo la schiena e da qua espiriamo andando nella panca. Inspiriamo, espirando chaturanga o pancia a terra, inspiriamo cobra o cane a testa in su, apriamo le spalle ed espirando andiamo nel cane a testa in giù. Ancora piedi fra le mani per la pinza, spingiamo i piedi a terra, pieghiamo le ginocchia, saliamo su montagna, inspiriamo mani su, espiro mani al cuore.
Chiudiamo gli occhi, ci fermiamo qui, qualche respiro, notando come ci sentiamo. Lentamente riapriamo gli occhi e portiamo le braccia verso l'alto, pieghiando le ginocchia nella sedia. Peso verso i talloni e poi mani al cuore, solleviamo sul ginocchio sinistro per la staffa, veniamo giù sedia, braccia si allungano e ritorniamo staffa col ginocchio destro, mani al cuore. Andiamo avanti così, pieghiamo le ginocchia, braccia si allungano ed espiriamo, solleviamo il ginocchio sinistro. Inspiriamo, ci pieghiamo nella sedia, espiriamo, staffa, ginocchio destro sale. Da qui di nuovo sedia e ci fermiamo. Cerchiamo di abbassarci, sempre di più, finché i glutei non raggiungono il suolo, magari ci aiutiamo con le mani e veniamo nella barca. Nella barca, piedi sollevati, magari teniamo il retro delle cosce o estendiamo le braccia avanti a noi. Da qua rimaniamo fermi oppure scendiamo giù nella barca bassa, espirando, veniamo su, inspiriamo, espirando scendiamo, cerchiamo di portare i piedi all'altezza degli occhi e ritorniamo su. Ci fermiamo qui, rotoliamo indietro un paio di volte lungo la lunghezza della colonna vertebrale, passiamo avanti oltre l'incrocio delle gambe nella panca, da qui vinyasa, pancia terra, chaturanga, inspiriamo cobra o kana testa in su ed espiriamo kana testa in giù. Prendete un profondo respiro qua. Inspiriamo, solleviamo la gamba destra ed espirando portiamo il piede fra le mani per l'affondo. Attiviamo le gambe, saliamo su a fondo alto. Da qui guerriero 2, appoggiamo il tallone sinistro a terra, teniamo il ginocchio destro sopra la caviglia ed estendiamo le braccia. Rovesciamo i palmi delle mani, inspirando, estendiamo la gamba e solleviamo le braccia ed espirando scendiamo guerriero 2. Inspirando saliamo, estendiamo, espirando scendiamo. Inspiriamo, espiriamo. Restiamo forti con le gambe. Espirando pieghiamo il ginocchio e qui ci fermiamo nel guerriero 2. Inspiriamo guerriero pacifico, nulla cambia nelle gambe ed espiriamo passiamo nella stella. Quindi punta dei piedi verso l'esterno, palmi delle mani si uniscono e scendiamo giù nella posizione della dea. Inspiriamo, ritorniamo su, espirando piedi per il guerriero 2 verso la fine del tappetino. Inspiriamo, estendiamo la gamba, espirando guerriero 2. Continuiamo così, inspiriamo, espirando ci abbassiamo. Inspiriamo salendo, espirando scendiamo. Inspiriamo veniamo su, espirando scendiamo giù. Inspiriamo, espiriamo, ci fermiamo nel guerriero 2. Inspiriamo guerriero pacifico, respirando di nuovo stella verso l'esterno del tappetino, mani si uniscono, espiriamo nella posizione della dea. Portiamo ora le mani alle ginocchia e facciamo una torsione portando spalla destra al centro, guardando verso sinistra. Veniamo al centro, inspirando, espiriamo, torsione dall'altra parte. Ancora una volta, passiamo al centro, poi espirando, guardiamo verso sinistra, inspiriamo al centro ed espirando, guardiamo verso destra. Ritorniamo su, mani al cuore, inspiriamo, estendiamo le gambe per la stella, portiamo i piedi paralleli l'uno all'altro. Ed inspirando apriamo il petto spingendo le mani indietro di noi. Portiamo ora le mani ai fianchi e veniamo in avanti in prasarita, in un piegamento in avanti, mani vengono al tappeto e lasciamo cadere la testa verso il pavimento. Gambe attive, peso leggermente verso le punte dei piedi. Inspiriamo estendendo la schiena e poi affondo verso la fine del tappetino. Inspiriamo, cana tre gambe, la gamba sinistra sale questa volta ed espiriamo di nuovo a fondo, piede fra le mani. Inspiriamo qua. Espirando, saliamo su nell'affondo alto, solleviamo le braccia sopra la testa. Espiriamo andando nel guerriero 2, appoggiamo il tallone posteriore, inspiriamo, estendiamo e da qui andiamo ad allungare le braccia e il busto verso avanti. Quindi come se ci preparassimo per il triangolo, nulla cambia nelle gambe, veniamo solo in avanti con le spalle tenendo le braccia dritte, un paio di volte. Ci fermiamo ora e da qui rovesciamo le braccia per il triangolo. Dorso della mano è appoggiata alla coscia o al polpaccio, l'altro braccio sollevato verso il soffitto.
attiviamo gli addominali, passiamo per la stella e da qua apriamo per il guerriero 2 verso l'inizio del tappetino, ritorniamo verso avanti, estendiamo la gamba destra e da qua veniamo in avanti con le spalle e le braccia. Teniamo dritte, espirando ci allunghiamo, inspirando veniamo su. Ancora un paio di volte e poi da qua rovesciamo le braccia per il triangolo. Potete tenere ovviamente il dorso della mano molto più sollevato, oppure se riuscite a portarlo le dita fino a terra scendete pure. Continuiamo ad allungare la schiena, il capo va verso avanti. Attiviamo ora gli addominali, si aliamo su nella stella, mani di nuovo ai fianchi, piedi paralleli l'uno all'altro. Inspiriamo, uniamo le nocche dietro di noi e espirando veniamo avanti portandoci con noi le braccia. Continuiamo a spingere le nocche per allontanarle dalle spalle e poi mani vengono alla lombare, sciogliamo la presa, mani sotto le spalle, inspiriamo scimmia e espirando affondo verso l'inizio del tappeto. Un lungo passo indietro, inspiriamo e poi espirando chaturanga, inspiro cobra o kana testa in su, espiro kana testa in giù. Portiamo di nuovo le ginocchia a terra, però questa volta ben distanti, alluci uniti. Di nuovo scendiamo nella posizione del bambino. Potete espirare un paio di volte con la bocca. Notate come vi sentite. Ascoltate qui il battito del vostro cuore. Respirate profondamente, lasciando che lentamente rallenti. Concentratevi sul suono del vostro respiro. Lentamente ci solleviamo e veniamo a sederci a gambe incrociate. In un modo comodo, giusto per restare qua un minuto a respirare. Mani sulle ginocchia, schiena dritta. Rilassiamo le spalle giù. Inspiriamo, solleviamo le braccia verso l'alto, espiriamo mani al cuore. Io vi ringrazio, spero che questa pratica vi sia piaciuta. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se non l'avete ancora fatto, per favore iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio e namaste.